Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale La Ritin dell'Uncinetto. Io sono Rita e oggi voglio parlarvi del berretto. Vi lascio alla spiegazione. Voglio farvi vedere questo berretto che sto facendo, che poi lo cucio poi dietro. Ho 72 maglie, ho fatto il bordo circa 10 giri, uno diritto e uno rovescio, e poi ho fatto diritto e poi ho fatto questa greca con tutto sul diritto, ma con anche il filo nero. Adesso vi faccio vedere come si fa. Ne faccio un'altra greca sopra e mettiamo, facciamo, che è facile. Pensavo, non l'avevo mai fatto, pensavo che fosse più difficile. Invece, allora, col filo nero faccio due diritti, così. Poi metto il filo nero, lo tengo dietro, e col filo bianco panna faccio così. Poi faccio di nuovo, prendo di nuovo il filo nero che è qui dietro e faccio di nuovo due maglie col filo nero. Poi tengo qui dietro il filo nero così, prendo quello panna e faccio di nuovo due maglie. Vedete? È facile, e dietro rimangono i fili. Bisogna solo fare attenzione di incrociarli. Adesso prendo di nuovo il filo nero e faccio due diritte. Così resta la greca, resta semplice, ma è anche carino. Bisogna solo fare attenzione, come adesso, tenere il filo nero, prendere quello panna e fare di nuovo due diritte, in maniera che rimane il filo dietro, che restano collegati e non si dividano le maglie, vedete? E così faccio tutto il giro. Bisogna solo fare attenzione di incrociare i fili dietro. Adesso, guardate, tengo questo così, prendo il nero e faccio di nuovo due diritte. Poi prendo il filo nero, questo lo tengo con questa mano qua, prendo questo qua e faccio di nuovo due diritte. Avete visto? Tengo così per incrociare in maniera che i punti non si dividano. Così. E guardate che bello. Adesso dal rovescio facciamo tutte come si presentano. Quelle nere le facciamo nere e quelle panna facciamo panna. Allora, adesso facciamo. Bisogna solo fare attenzione di incrociare poi i fili, così. Poi tengo il filo così e incrocio con quello nero, che faccio due a rovescio nero. Avete visto? Così. Poi tengo il filo là così, mi prendo di nuovo quello panna e faccio due a rovescio così. Poi mi tengo il filo, quello panna così, mi prendo il nero e faccio
due a rovescio nero, in maniera che il filo resta incrociato. Poi tengo di nuovo questo così, il panna così, e faccio due a rovescio. Avete visto? Poi tengo il filo panna così, prendo di nuovo il nero che resti sempre incrociato e faccio due a rovescio nero. Poi mi tengo di nuovo il filo nero, prendo quello panna in maniera che restino incrociati i punti. Vedete che bello che rimane dall'altra? Rimane una piccola greca. Adesso ho finito tutto il giro, ho tagliato il filo nero e adesso faccio circa 10 giri tutto col filo panna. E poi inizio poi a fare ogni 10 maglie due assieme per scendere. Adesso circa 10 giri tutto a diritto e a rovescio dall'altra parte, così solo più con un filo. E poi ogni 10 maglie ne faccio poi due assieme per iniziare a calare. Vedete? È rimasto carino, fa un piccolo motivo, una piccola greca. Ecco qua il berrettino finito. Allora, come vi ho detto, dopo il decimo giro ho chiuso ogni 10 maglie due assieme, il giro dopo ogni 5 maglie due assieme, il giro dopo ancora ogni 3 maglie due assieme, e poi ho preso l'ago e ho chiuso tutto. E ho fatto questo piccolo pompon. È rimasto semplice ma carino. Spero che vi piaccia. Vi saluto. Ciao ciao. A presto.